sua collaborazione con l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, presieduto da Vincenzo Vita, che è questa importantissima istituzione della memoria, ecco, definiamolo così, che ha raccolto nel corso di tanti decenni materiali, testimonianze, video di movimenti di lotta, di iniziative, congressi, assemblee del Movimento Operaio e Democratico, del sindacato e poi anche molto del Partito Comunista Italiano. Ecco, noi l'incontro di questo pomeriggio sancisce, suggella in qualche modo questa collaborazione dalla quale nasceranno, è nato il video che avete visto, che abbiamo montato. Io ringrazio tantissimo Giovanni Erra con la sua Coinocalò Associazione che ci aiuta ad andare in orbita, diciamo così. Ringrazio Angela Trinchese che ha montato il video ed è, come dicevo, la prima puntata. Voi avete visto, credo, immagini assolutamente suggestive, purtroppo quelle che erano conservate all'archivio di Togliatti a Napoli nel 1953, una straordinaria piazza plebiscito alle elezioni politiche contro la legge truffa, e poi il Togliatti alla conferenza nazionale d'organizzazione del marzo del 64, praticamente pochi mesi prima, quindi è l'ultima volta che lui verrà a Napoli, perché poi in estate, in vacanza in Unione Sovietica, poi avrà l'emorragia cerebrale che lo porterà poi alla morte. Quindi queste due testimonianze veramente straordinarie, e poi le altre a cui, come potete immaginare, anche generazionalmente siamo molto legati, quelle dell'assemblea della FIGC alla Casina dei Fiori occupata in Villa Comunale a Napoli. Avete visto un giovane Alfredo Capozzi, compagno che poi ci ha lasciato prematuramente, e poi scene di congressi di sezione del PC con un Maurizio Valenzi che esce da una difficoltà, dall'angolo, diciamo, nel quale sembrava essere stato messo dall'insistenza della compagna, dalla par sua, alla grande, e poi Geremica, e poi Alinovi e Francesco Barbagallo che hanno parlato di Enrico Berlinguer. Quindi questa è la prima puntata, non vi dico cosa ci sarà sulla seconda puntata, vi dico solo che ogni 15 giorni puntiamo nei prossimi 3 o 4 mesi a far uscire un nuovo prodotto audiovisivo che quindi si accumulerà e sarà tutto sul canale YouTube di Infinito questo pomeriggio, anche degli ospiti che hanno accettato il nostro invito e che sono con noi, anzi mi permetto di dire più di noi, protagonisti del confronto di stasera, e sono tutti sono tutte personalità con le quali abbiamo intrecciato un'importante collaborazione in questo lavoro sui 100 anni del PC. Quindi io li voglio ringraziare non solo perché sono qui, ma anche perché stanno dando un contributo importantissimo a questo sforzo che questo piccolo gruppo di amici, di persone, di compagni, di infiniti mondi sta mettendo in campo per questo anniversario. E quindi io ve li presento: Rocco Civitelli, che è stato a lungo dirigente sindacale, dirigente della CGIL, ed è stato poi, non si è fermato quando ha smesso di fare dirigente sindacale, e ha dato una spinta importantissima alla realizzazione dell'archivio del Movimento Comunista della classe operaia di Pomigliano d'Arco, un lavoro prezioso e che ora sta mettendo a disposizione anche di questa raccolta di immagini e di lavoro che noi stiamo facendo. Poi ci sarà l'intervento di Lucia Valenzi, anche qui diciamo, non c'è bisogno di dire, credo, di dire niente. Lucia, che presiede la fondazione intitolata al papà Maurizio e alla mamma Lizza, e si sta rendendo protagonista di una molteplice serie di attività che tendono non solo a valorizzare la memoria dei suoi genitori, quella di Maurizio e tutto ciò che Valenzi ha rappresentato nella realtà napoletana, ma anche un discorso più generale proprio sulla città, su Napoli, e questo mi pare un fatto molto bello e molto importante. Poi avremo l'intervento della professoressa Candida Carrino, che è la direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli, archivio di Stato al quale, quando non c'era ancora il lockdown, devo dirlo, io ho fatto un lavoro per credo un mesetto e più, e grazie alla collaborazione di Candida e della struttura dei dipendenti dell'archivio, e la voglio ancora una volta ringraziare, siamo riusciti a riprodurre, credo, oltre 2000 pagine
di cronache di cronache napoletane dei quotidiani, in modo particolare dell'Unità, ma poi anche della Voce della Campania, tutto materiale che sarà a disposizione sul nostro sul sito 100annipc.it. E poi abbiamo il professor Guido D'Agostino, presidente dell'Istituto per la Resistenza, per la Storia della Resistenza, l'Istituto Campano per la Storia della Resistenza. Guido, consentitemi di dargli anche un ringraziamento anche a lui particolare, perché tutto questo lavoro che noi abbiamo impostato è nato anche molto grazie ai consigli, ai suggerimenti, alla supervisione affettuosa, la definisco così, che Guido ha voluto assicurarci, e gli sono assolutamente grato, oltre anche alla disponibilità che lui ci ha dato dell'accesso a carte molto belle, sia per immagini e sia per testi, depositate, custodite presso l'archivio dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza. Peraltro voglio dire che dopo questo piccolo lavoro di raccolta di saggi che è uscito dedicato al PC, di miei saggi, credo subito dopo Pasqua noi faremo uscire un secondo materiale, un secondo lavoro molto importante, squisitamente di carattere storico, che è stato appunto curato proprio da Guido insieme a Gianni Cecchia e Alessandro Ebel, che ripercorre con una serie di saggi in chiave esattamente storica i 70 anni di vita e di storia del PC napoletano e campano. È forse la prima volta che si mette mano a un gruppo di saggi organicamente che coprono in modo organico i 70 anni, per quanto non è una storia organica del PC. Sono saggi che concorreranno a chi vorrà poi scriverla o lavorare o studiare, comunque danno un panorama e un modo di vedere assolutamente interessante, e questo sarà il secondo numero speciale che noi realizzeremo, questo, e lo voglio ancora ringraziare, esattamente tra insieme proprio all'Istituto di Storia della Resistenza. E poi avremo l'intervento di Vincenzo Vita, che è il presidente dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio, un po' anche per ci fa piacere ospitarlo, peraltro Vincenzo è anche uno dei responsabili dell'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, ma in questo caso come AMOD, proprio in virtù della collaborazione che abbiamo instaurato e dei video, dei preziosi materiali che lui ci ha messo a disposizione e che noi rilanceremo in collaborazione con lui. Tra questi materiali voglio solo citare ad esempio quasi l'integrale dell'incontro che Enrico Berlinguer ebbe a Botteghe Oscure, per esempio, con la sezione di fabbrica dell'Alfa Sud del PC, e lui fece un'assemblea operaia al piano buono di Botteghe Oscure, quello dove si riuniva il comitato centrale con gli operai dell'Alfa Sud, aveva a fianco la carissima Monica Tavernini, e noi manderemo quella discussione con le domande degli operai, le interlocuzioni con Berlinguer, solo per anticiparvene uno. Oltre, basta, mi fermo, ho già detto troppo, quindi io direi cominciamo senz'altro questa discussione, dalla quale noi ci attendiamo che possano uscire anche traiettorie e coordinate di lavoro. Noi ci piacerebbe molto che quest'anno, diciamo, al netto della pandemia e della difficoltà nella quale tutti siamo e per la quale siamo impegnati ad uscirne, potesse depositare anche un quadro di relazioni, di idee e di pratiche comuni che facciano di questa memoria, di questi archivi, effettivamente una risorsa condivisa nel modo più largo possibile e valorizzando in modo assolutamente inedito e con la partecipazione più alta. Bene, allora io chiederei a questo punto a Rocco Civitelli di raccontarci la sua esperienza, il suo punto di vista, anche le sue idee e le sue proposte. Prego Rocco. Allora, mi sentite? Tutto bene? Allora, sì, sì. Il mio contributo è centrato sul rapporto che ho avuto negli ultimi 20 anni con la questione degli archivi. Come è iniziato? Perché una notte insonne, navigando su internet, ho visto che c'era la pagina dell'archivio storico della CGIL Campania. Quindi, compiaciuto, la mattina dopo ho telefonato e ho detto: che cosa avete sulla
sulla scuola, su Pomigliano, cioè nelle strutture in cui io avevo fatto un'esperienza. La compagna mi ha detto: Rocco, richiamami tra 2 o 3 giorni e ti saprò dire. Quando ho richiamato, mi ha detto: non sono riuscita a lavorarci, richiamami tra 2 o 3 giorni. Quindi io ho capito l'antifona e sono andato. E lei mi ha detto con un sorriso: Rocco, non c'è niente. Ripeto, niente. E parliamo, puoi dire, di cose importanti come quella di Pomigliano d'Arco, secondo me anche, per, soprattutto negli anni 70-80, anche il sindacato scuola ha avuto un certo rilievo. Quindi, considerando inaccettabile la cosa, mi sono chiesto che cosa fare. Ne ho parlato col responsabile dell'archivio di allora e poi con il segretario della Camera del Lavoro, che era Peppe Rico, un compagno dell'Alfa Sud. E quindi abbiamo deciso di costituire l'archivio per quello che era possibile costituire. Faccio qui un inciso, perché con Guido D'Agostino facemmo insieme a Clemente Maglietta negli anni 80 un incontro sulla memoria a Pomigliano d'Arco. Clemente Maglietta ci consigliò di consultare anche gli archivi delle imprese, cosa che io, voglio dire, finora sono riuscito a fare solo in parte, cioè sono stato all'archivio della Fiat di Torino, ma all'archivio di Arese ancora non sono riuscito ad andare. Quindi abbiamo messo su questa iniziativa di costituire l'archivio. Io voglio sottolineare i 2 punti che a me sembrano centrali anche per il futuro. Noi abbiamo reso protagonisti di questa raccolta i lavoratori che avevano prodotto o che avevano vissuto quei documenti. La seconda, non fare semplicemente una raccolta, ma insieme alla raccolta costruire un'iniziativa politica. E, lo dico in maniera compiaciuta, l'iniziativa è andata molto bene, anche se c'è stato qualche dissenso poi alla fine con le strutture della CGIL, di cui, come dire, non è che mi sono curato molto. Siamo andati avanti e abbiamo fatto quello che dovevo fare. Il terzo aspetto che voglio sottolineare è che abbiamo fatto un lavoro di volontariato senza avere una lira né dalle sovrintendenze né la CGL ha dato qualche centesimo all'inizio, ma che abbiamo fatto un lavoro scientifico. Il primo numero dei quaderni dell'archivio, che noi abbiamo fatto la raccolta e poi abbiamo pubblicato 4 numeri di quaderni dell'archivio. Il primo numero è stato proprio introdotto dalla dottoressa De Divittis, che allora era la direttrice dell'archivio di Stato. Soprattutto l'inventario, poi l'abbiamo discusso anche con la dottoressa Storchi, che ci ha dato una serie di consigli. E poi, soprattutto, siamo stati sempre assistiti dall'Associazione degli Amici degli Archivi e in particolare da Giulio Raimondi. Questo lo sottolineo, diciamo, perché noi ci abbiamo tenuto a dare una dimostrazione di lavoro fatto ad una certa altezza, non cose raffazzonate. Ora, prima di continuare, diciamo, su questa esperienza, io vorrei fare 2 considerazioni, diciamo. Cioè, io la cosa che ho coperto, ho verificato, ma che è nell'esperienza di tutti, è che anche sul problema dell'archivio Napoli presenta i 2 volti, quella dell'eccellenza e quella del degrado. L'eccellenza può essere considerata anche quello che stiamo facendo qui stasera, tutto il lavoro che sta facendo Infiniti Mondi e Gianfranco Nappi. Abbiamo questioni straordinarie,
per esempio i fondi di documenti di storia che sono alla Biblioteca Nazionale di Napoli, dove io ho portato i giornali di fabbrica di Pomigliano, tutta l'esperienza di Napoli, le documentazioni di Napoli frontale, che sono sempre alla Biblioteca Nazionale. È inutile parlare, naturalmente si può parlare anche, ma su questo ritornerò, dell'Istituto Campano della Resistenza, però io voglio anche porre l'accento con forza sulla questione del degrado. Di un degrado che può essere, cioè i due volti possono essere riassunti nel paradiso abitato dai diavoli, che io ho sempre respinto molto fermamente, perché tende a deludere la responsabilità delle classi dirigenti o delle leadership, come le vogliamo chiamare a secondo dei tempi, per la situazione, per le situazioni di degrado che ci sono a Napoli. Però, come dire, questa è una fase in cui io sento, come in altre epoche, che c'è un crogiolarsi in questo paradiso abitato da diavoli. E riporto un'espressione di un cantante, americano che ha fatto una serie di video sulla musica in Italia, Joe Bastianich, che dice: perché Napoli è il palcoscenico della vita, e quando su questo palcoscenico si rappresenta una storia, non devi chiederti se è vera o se è finta, se il protagonista è esistito. No, tu ti devi asciugare le lacrime e chiedere il bis. Questo è un video che è su Sky Art, Sky Art HD. Ma non è semplicemente una riflessione di un eccentrico. In una iniziativa che c'è stata del Premio Napoli sulla cultura popolare, una cosa, come dire, di livello di rilievo nazionale, nella discussione che c'è stata, che sa, è tutta su YouTube, io ho posto il problema di scritti, di volumi che sono stati fatti e di grande successo sul culto delle anime del purgatorio a Napoli, e sono stati fatti questi scritti senza che nessuno mai sia andato, per esempio, all'archivio di Purgatorio ad Arco. E, come dire, il docente, un po' in difficoltà rispetto a questa contestazione, ha detto: non mi ci hanno fatto entrare, cosa che sappiamo tutti non essere vera, perché gli archivi sottoposti alla vigilanza della sovrintendenza devono essere accessibili. Però questa è la testimonianza, questa questione, che a Napoli si fanno ricerche di grande valore prescindendo completamente dagli archivi. Non ultima c'è stata la pubblicazione di un antropologo tedesco, sempre su questa vicenda del culto delle anime del purgatorio, 400 pagine senza una visita agli archivi. Ora, noi siamo in un'epoca in cui la fonte archivistica, la fonte documentaria, come dire, è cosa molto ampia, non ci sono più le carte, non c'è solo l'audiovisivo, c'è l'iconografia, ci sono le testimonianze, ma in una realtà come Napoli, dove noi abbiamo questi archivi, sia quelli civili che quelli diocesani, quelli degli ordini religiosi, fare ricerche sulla religiosità prescindendo, come dire, è una cosa inaccettabile e che non viene denunciata da nessuno. Anche la stampa si crogiola, sia il Corriere del Mezzogiorno che Repubblica e Mattino si crogiolano in queste cose. Ma per dirne una, è stato sempre considerato un mistero com'è che la bara dei Carafa, com'è che alcune bare dei Carafa si trovano al cimitero delle Fontanelle. È bastato avviare la discussione e trovare i documenti che sono all'archivio di Stato, che ci dicono chi era
chi erano questi che sono al cimitero delle Fontanelle e perché poi sono finiti, chi erano questi che le bare dei Carafa che stanno al cimitero della Fontanelle e come e perché sono finite poi in quest'altro luogo. Cioè quindi le fonti, i documenti, le fonti ci sono, però c'è da parte di una fetta consistente della cultura napoletana il rifiuto di collegarsi. Perché? Questa è l'interpretazione che do io. Perché questi documenti ci parlano di altro. E se nel caso, per esempio, del cimitero delle Fontanelle ci dicono che le cose sono state abbastanza inventate e che quindi non è affatto vero, diciamo, la storia, perlomeno in questo contesto, questa storia del popolo pagano e superstizioso, se poi passiamo da qui alla vicenda dell'Alfa Sud, le cose, come dire, sono ben più eclatanti. Diciamo, la favola della fabbrica ingovernabile perché fatta da metalmezzadri, cioè da gente che culturalmente rifiutava la cultura industriale, non ha riscontro nella realtà. La stragrande maggioranza dei lavoratori dell'Alfa Sud veniva dall'industria oppure veniva dall'artigianato. E il contrasto che c'era alla catena di montaggio, la famosa microconflittualità, cioè assenteismo e microconflittualità, la microconflittualità dell'Alfa Sud non era superiore a quella di tutte le altre grandi fabbriche negli anni 70 e 80, soltanto che in alcune realtà Rocco, ti abbiamo perso. E ora? Ora sì, però Rocco, siamo ben oltre i 10 minuti, quindi e allora mi avvio rapidamente alla conclusione. Cioè quello che voglio dire su questo punto, poi faccio altre due considerazioni, quello che voglio dire su questo punto, le storie che escono dagli archivi sono diverse da quelle raccontate anche a più alti livelli. Faccio solo un esempio di una ricerca che tengo in corso. Nel 2001, nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'archivio di Torino ha sollevato il tema dei garibaldini scomparsi. La storia dei garibaldini scomparsi riscrive la storia del risorgimento nel Mezzogiorno. Cioè la storia dell'esercito meridionale. Chi dice che sono 30.000? Chi dice 50.000 volontari che hanno fatto parte dell'esercito meridionale? Quindi il rapporto con gli archivi, una nuova storiografia basata non solo sugli archivi, ma diciamo sulle fonti, credo che sia una cosa estremamente necessaria. Concludo con due considerazioni. La prima, rapidissima, per ritornare ai quaderni dell'archivio. Guardate, fu un successo enorme. Noi facemmo l'assemblea, facemmo una mostra, i compagni, noi abbiamo, come dire, quasi 2000 volantini, 2000 documenti, quasi 1500 volantini. Si capisce poco dell'Alfa Sud Laboratorio Politico Nazionale se non si vedono quelle carte. Noi siamo anche abbiamo a un certo punto sospeso e poi il meccanismo dell'afflusso delle carte è andato avanti. Per esempio, noi non eravamo riusciti a trovare una documentazione sulla presenza dei gesuiti di padre Arrupe a Pomigliano d'Arco in quei mesi, in quegli anni. I gesuiti, padre Rolando Palazzesco, avevano preso un garage, fittato una chiesa, sono stato un pezzo fondamentale di quella storia che poi hanno trasferito nelle 150 ore. L'altra considerazione, e questo è sul negativo, ritorno sul negativo,
e c'è no, che noi facciamo questa commemorazione senza avere l'archivio del PC napoletano, una cosa assolutamente inaccettabile. E io credo che uno degli obiettivi che si deve proporre l'iniziativa di Gianfranco Nappi di Infiniti Mondi è quello di concludere quest'anno restituendo alla città l'archivio del Partito Comunista Italiano, cercando di non fare gli errori del passato. C'è stato uno scontro anche duro su questa vicenda di dove portare l'archivio, di non portare l'archivio. Chiudiamo questa storia, io dico non rincominciamo da capo, vediamo le esperienze che si sono fatte in altre realtà. Io mi sento di proporre, di dire che per esempio l'Istituto Campano della Storia dell'Assistenza potrebbe essere un punto di riferimento non per l'archivio del PC, ma di quelli che io chiamo gli archivi della democrazia, dove la miriade di strutture che ci sono state negli anni passati potrebbero avere un riferimento. E lo dico anche in maniera estremamente concreta. Oggi nella CGIL c'è una certa attenzione alla questione degli archivi, però negli anni noi non avremo che ogni struttura è in grado di governarsi il proprio archivio. Quindi da questo punto di vista bisognerà fare anche una ricognizione, per esempio per la CISL c'è la struttura di Colasanti, eccetera. Però concretamente la figlia di un compagno, di Ettore Combattenti, si è rivolta a me dicendo: Rocco, dobbiamo liberare la casa, lo scantinato, c'è l'archivio di papà, che ne facciamo? Ci siamo rivolti alla CGIL, purtroppo in quel periodo stavano facendo il trasloco, e io ho detto di rivolgersi all'Istituto Campano della Resistenza, che naturalmente li ha accolti. Io dico questo non nel senso di dire che questa è una struttura esaustiva, però è indiscutibile che nella realtà napoletana ha un patrimonio di gestione, di conoscenza verificato nel tempo, che si può dare l'obiettivo di costituire che cosa? A Napoli un istituto per la memoria e la cultura del lavoro e dell'impresa. Io chiudo dicendo, credo che tutti quanti, quelli che siamo qui, abbiamo letto l'articolo di Repubblica sull'archivio dell'Enel e l'archivio e la struttura dell'archivio d'impresa a Fuorigrotta. Sono veramente scandali, diciamo. Allora io credo la discussione va bene, però cerchiamo anche di darci un obiettivo. Per il resto, nel frattempo siamo rientrati nella diretta, quindi tutto quello che direte, diciamo, rimane alla storia. Lucia ha avuto un ruolo molto importante anche di sollecitazione proprio rispetto al tema di come raccogliere, individuare, reperire risorse per porre in essere un progetto di valorizzazione dell'archivio della Federazione Napoletana del PC, di quelle famose carte, che vicende controverse e travagliate, diciamo. Quindi voglio veramente darne pubblicamente atto, da già segretario di un partito napoletano che aveva quelle carte, diciamo, in dote, e quindi veramente la voglio ringraziare. Poi ringrazierò anche me. Quindi, e ringraziandola a questo punto ti darei anche la parola, Lucia. Allora, prego, a te la parola. Grazie a te e a tutti voi dell'invito. Sì, mi riaggancio allora immediatamente a quello che diceva Gianfranco, perché è sentito anche prima, veniva citato l'archivio della Federazione Comunista Napoletana, che sarebbe, io penso, una fonte importante anche più in generale per la storia della città, al di là anche di una storia particolare di un partito. E io, diciamo, l'ho seguita anche non da protagonista per una prima parte, sono ormai più di 15 anni, si capisce per quale motivo, insomma, sono stati chiusi dentro quegli scatoli e conservati presso un'azienda, peraltro stimabilissima, che è specializzata nella scannerizzazione, diciamo, degli archivi. E così poi abbiamo avuto la possibilità a febbraio di fare un convegno
in cui abbiamo voluto dare un po' una spinta agli studi storici sul periodo della giunta di mio padre degli anni 70. Infatti qui c'è Guido D'Agostino che ha partecipato, no, appunto a quel convegno che abbiamo, per il rotto della cuffia, siamo riusciti a fare, perché era il 13 e 14 febbraio, un attimo prima che finisse tutto, insomma. E quindi, coscienti della situazione, eravamo in super affollamento, qui in super assembramento, e ho approfittato dell'occasione per raccogliere un po' di firme. Così abbiamo raccolto una cinquantina di firme di studiosi, di giornalisti, uomini politici, insomma persone rappresentative dell'opinione pubblica della città, anche un po' con la guida e consigli anche di Candida Carrino, che pure vedo qua, e che aveva anche la memoria storica di cosa era successo, perché in effetti all'epoca Abdon Alinovi, credo, seguiva la cosa, e fu firmato un verbale per cui si doveva effettuare la digitalizzazione di questo archivio e consegnarlo poi all'archivio di Stato. Premetto che io, non per fare il tipo di sempre, non è per una questione ideologica di sinistra che io sono per sistemare le carte nell'archivio di Stato, non sono una statalista così per ideologia, ma perché veramente gli studiosi hanno un luogo pubblico dove possono andare e studiano, e le carte le possono consultare. E il fatto, diciamo, io pure tra l'altro detengo un archivio, quello là di mio padre, ma non ci tengo a mantenere questa proprietà privata, diciamo, perché spesso diventa anche un'appropriazione, perché le carte, per quanto sporche, impolverate con i morsi dei topi, però alla fine poi pure qualche cosa servono, contano, e qualcuno le va a cercare e le vuole utilizzare in maniera un po' privatistica. Comunque, diciamo, ritorno indietro, abbiamo raccolto queste firme e poi abbiamo dato un po' la morte agli uffici, perché io, scherzando, dico che bisogna, per ottenere le cose bisogna fare gli stalker, no? Bisogna stare lì e non dare pace all'interlocutore fino a che non ti risponde. Quindi credo, sì, ringrazio di avermelo riconosciuto, insomma, credo di aver dato una mano, una spinta perché si andasse avanti, e abbiamo ricevuto una lettera ufficiale, quindi il Ministero ci riconosce come interlocutore e ci ha detto, questo parlo già di un po' di tempo fa, di una sei mesi fa, ci ha detto che appunto si procedeva alla digitalizzazione, sono stati stanziati dei soldi, anche una cifra dignitosa, che serviva anche a risarcire l'azienda del fatto che aveva tenuto in deposito le carte e le aveva conservate a dovere, venivano digitalizzate e poi erano fruibili. Diciamo che, una certa sorpresa, ho letto un articolo, se non mi sbaglio sul Mattino, mi ricordo se sul Mattino o su Repubblica, in cui sì, si diceva che effettivamente le cose andavano avanti, però non si capisce queste carte dove verranno messe, e quelle fisiche. E poi quella là scannerizzata, perché io so per certo che è stata terminata, si è fatta la scansione, non ho capito queste carte dove si potranno consultare, non c'è un indirizzo, un sito, un luogo, un sito per, diciamo, virtuale. E quindi questo, semmai ribasso la palla a voi, cerchiamo di muoverci perché queste carte finalmente siano fruibili, altrimenti anche il denaro pubblico è stato speso inutilmente, insomma. E so che c'è stato un diverbio tra le due fondazioni, quella Chiaromonte e quella De Martino, che ora sono d'accordo, ma insomma, voglio dire, parlo non come Fondazione Valenzi, ma proprio come una che studia la storia e insomma, cioè, dov'è che si può lavorare e conoscere le cose? E questo, va bene, è un po', non dico una denuncia, ma è anche un appello, perché cerchiamo di ottenere questa fruizione pubblica, visto che si è lavorato in questo senso. Ma in generale, appunto, non mi voglio trattenere a lungo, però voglio dire che insomma, tutto il lavoro che si può fare
sulla memoria e sulla storia. Veramente qui a Napoli è veramente grosso. E come prima sentivo, per esempio, la famiglia di Ettore Combattente, ma ce ne sono tante, tante di famiglie, di personalità che hanno avuto un ruolo nella politica napoletana e che magari forse qualcuno nemmeno ha interesse a conservarle, ma poi comunque non c'è la competenza, non c'è la possibilità poi di farle leggere ad altri, quindi effettivamente sarebbe interessante fare una campagna di raccolta, anche perché questi materiali, quindi foto, locandine, carte scritte, insomma testi, lettere, quant'altro, documenti, verbali di riunioni, eccetera, sono estremamente preziose per quel periodo che va, diciamo, l'Italia repubblicana fino agli anni forse 90. 80-90, perché dopo c'è stato internet, ma prima di internet era quello il modo, diciamo, di archiviare, di conoscere le cose. C'è un po' un pericolo che quest'ultimo periodo precedente a internet sia particolarmente soggetto a scomparire, a, diciamo, a essere disperso. Quindi noi, per esempio, rispetto alla figura di mio padre, abbiamo in animo di lanciare nell'ultima parte della primavera, verso l'estate, sperando che anche ci sia maggiore agibilità, libertà dal virus, vogliamo lanciare una campagna appunto per la raccolta di quella documentazione che è presso i privati, perché poi visto che c'è anche molta attenzione e interesse anche da parte dei giovani per questi materiali, ad esempio, non so, dico una, i filmini Super 8, quei filmini amatoriali, no? All'epoca in cui non c'erano i cellulari capaci di fare diciamo audio, video, eccetera, e che conservano tutto anche un fascino di un'epoca. Abbiamo per esempio messo al latere della mostra, che pure in una pausa di possibilità dal virus abbiamo esposto a San Domenico, una mostra di disegni con un video che era creato proprio dagli spezzoni di filmini Super 8 che avevamo di famiglia. E lì, vabbè, a parte cose un po' più intime, ma c'è per esempio una bella manifestazione a Piazza Matteotti con i palloncini rossi e con le cose tipiche napoletane scritte in dialetto, di l'ambulante, eccetera, che penso che ricostruisce molto quel periodo. Ho visto anche il video che è stato raccolto, ci sono delle spezzoni molto interessanti, ad esempio quella litigata di mio padre con quella signora della sezione Stella, mi è sembrato veramente, ecco, un documento fuori mediazione, così, che proprio fa vedere realmente la vita del momento e anche i momenti conflittuali, che pure all'interno di una formazione di sinistra in cui però non si poteva correre dietro a tutte le rivendicazioni, no? Nel mio padre racconto, io me lo ricordo anch'io, insomma, questa cosa dell'angoscia del disoccupato che sta appeso al cornicione e dice: io mi butto, no? In realtà poi va a vedere, poi gratta gratta scopri che è quello, insomma, chissà che redditi aveva e come si era organizzato per fare la cosiddetta sceneggiata napoletana, oppure l'assenteismo che c'era in alcuni settori. E comunque, vabbè, un po' non vi voglio annoiare, un pochettino, appunto, non è che ho tanti impegni, però c'è il problema che mi chiudono dentro e quindi me ne devo uscire prima che vengo murata viva nel mascheggiolino. Solo questo, ecco, voglio dire, che l'esperienza che ho avuto con la fondazione è che veramente c'è tantissimo da raccogliere. Un'ultima cosa che abbiamo fatto, per esempio, è stata la rievocazione dei 40 anni dal terremoto dell'80, e a parte le interviste, le memorie, i racconti, che pure si dovrebbe fare un lavoro ulteriore di raccolta, ma per esempio Eleonora Puntillo ci ha dato le registrazioni dei radioamatori, che sono una cosa preziosissima, e abbiamo adesso un conglomerato nel nostro archivio.
sono 7-8 ore di registrazione, da cui si sente proprio le comunicazioni tra l'elicottero, la base, le forze dell'ordine, la popolazione del luogo, la drammaticità pure dei soccorsi, delle disfunzioni e difficoltà, anche i dubbi sulle malversazioni che potevano accadere, quindi escono fuori, ecco, veramente materia viva per il lavoro storico che vada veramente a recuperare ormai tutta una varietà di fonti, anche molto ampia, ecco, che va dalla carta all'audio, al film, al documentario, insomma tutte le forme. E qui sarebbe buono creare, non tanto diciamo di appropriarsi di questi oggetti, ma creare un luogo, una rete, un punto di raccordo che ormai con le nuove tecnologie è agevole fare e che permetta appunto di sapere dove andare a trovare tutti questi materiali e che siano disponibili, insisto, per tutto quanto. Grazie, grazie a Lucia, e peraltro diciamo così, la liberiamo anche quando devi andare, vai tranquilla. Non vorremmo portarci sulla coscienza il fatto che rimane chiuso, quindi vai tranquilla, appena devi andare. E invece io ringraziandola, e a questo punto viene anche immediato il senso dell'intervento di Candida Carrino, a cui ora mi accingo a dare la parola, proprio a partire anche dalle cose che diceva ora Lucia. Ecco, io non so se nell'ambito dell'impegno dell'archivio di Stato, io la butto lì, poi direte voi e poi dirà anche Guido ovviamente, non sia immaginabile che tutti i detentori di spezzoni di archivio, e quelli dell'Istituto Storico Campano sono di una mole notevole ovviamente, però ora Lucia dava notizia, su cui tornerà anche Candida, come io stesso dicevo, di un lavoro di digitalizzazione dell'archivio invece della Federazione Napoletana per la parte di carte che era dato all'archivio di Stato. Ecco, non so se non sia immaginabile un progetto che, mettendo tutti insieme, consente di realizzare un vero e proprio portale degli archivi del Movimento Democratico Operaio Napoletano Campano, cioè un accesso, cioè uno spazio dal quale si possa arrivare a tutti i soggetti, quindi alle varie fondazioni, associazioni che detengono materialmente carte, che hanno i loro siti, che fanno la loro opera di valorizzazione, in modo tale che ciascuno conservi pure ciò che ha, e però insieme, non in modo separato, ma dando vita insieme ad una sorta di progetto comune, integrato, che possa valorizzare al meglio tutti sostanzialmente, no? E quindi questo è un punto che io pongo ai nostri interlocutori successivi, non senza aver, ringraziando Lucia anche però, aver ribaltato anche a Candida la domanda che faceva Lucia, cioè com'è la storia di questo, tra le altre cose Candida Carrino ovviamente tiene il suo intervento come meglio ritiene, però se può darci anche qualche ulteriore chiarimento sugli interrogativi giusti e legittimi che Lucia poneva nel suo intervento proprio su questo lavoro di digitalizzazione. Candida, allora a te la parola. Candida Carrino, direttrice della sezione napoletana dell'Archivio di Stato. Allora, bene, ritorno un attimo su questa vostra questione dell'archivio della Federazione del PC. Anni fa la Fondazione Monte aveva assicurato all'Archivio di Stato di Napoli il deposito della documentazione della federazione più dell'emeroteca. In quel momento si è depositata soltanto l'emeroteca. Gianfranco sa, perché ho consultato in questi ultimi tempi, insomma, i giornali, mentre l'archivio era rimasto in deposito presso appunto un'azienda che si occupa di digitalizzazione e di conservazione degli archivi. Finalmente, e questo dobbiamo dare atto a Lucia Valenzi, grazie a questo grande movimento, la Direzione Generale Archivi ha stanziato una somma cospicua per la digitalizzazione, che pare sia finita. Per cui oggi, appunto come diceva Gianfranco, probabilmente se
si vuole detenere la proprietà di questo archivio, che a tutti insomma è un archivio privato, bisogna fare in modo che le copie digitali, soprattutto perché è stato lo Stato in qualche modo ad impegnarsi in questa operazione, venga assicurato all'archivio di Stato, dove, come voi sapete, essendo un ente pubblico, tutti i cittadini italiani al di sopra di 18 anni possono fare capo in qualsiasi momento, senza limitazione alcuna e senza soprattutto dover spendere nulla, perché, come voi sapete, biblioteche e archivi sono di accesso gratuito. Ma il problema, quindi, a questo punto deve essere, questo iter si deve concludere quanto prima, perché in effetti è venuto fuori anche il problema dell'archivio della federazione proprio in occasione di questi festeggiamenti in cui ci sono le ricorrenze, 100 anni, 200 anni. Ma io, da archivista, devo dire che questo non è un sintomo positivo, cioè non bisogna rincorrere la perdita degli archivi nel momento in cui bisogna in quel momento averne bisogno per una ricostruzione, per una rievocazione, per fare il punto della situazione. L'attenzione, come diceva prima Rocco, sugli archivi deve essere altissima, perché soprattutto quelli che sono appunto di enti privati, quindi può essere un sindacato oppure un partito, sono a forte rischio di dispersione. Rocco ci ricordava appunto di archivi che sono magari nella cantina di un privato che ha avuto un percorso particolarmente intenso come attività politica, e spesso che cosa succede? Che i figli, i nipoti hanno voglia di liberare le cantine da questo peso, peso costituito dalle carte, e quindi in questo momento si cerca appunto il rifugio. Dove mettiamo le carte? Chi le ha? Ed è un bene che è stato salvato fino ad oggi grazie all'impegno del singolo, ma che è un patrimonio, come diceva Lucia, di noi tutti. Quindi l'esigenza forte è che questi archivi siano ricoverati in strutture che possano garantire a chiunque la fruibilità. Qui però arriviamo poi nel passaggio successivo, che è quello che appunto la proposta di Gianfranco Nacchi si dovrebbe aderire. Accanto a questo problema dell'archivio che è detenuto dal singolo, ci sono invece delle associazioni, delle fondazioni che invece tengono a conservare le carte, le conservano bene. Ma oggi non abbiamo più il punto di tenere materialmente il documento digitalizzato attraverso, ecco, quella proposta di Gianfranco di una piattaforma unitaria può essere messa a disposizione di tutti. Vi faccio un esempio: in piena pandemia, l'Archivio di Stato ha in questo momento organizzato una mostra, per ora solo virtuale, ma che dovrà essere fisica, con gli archivi generali della Grecia, per la ricorrenza della rivoluzione greca del 1821. Ebbene, noi, senza spendere soldi per il trasporto, chiaramente per le assicurazioni di questo materiale, abbiamo fatto in modo che la documentazione dell'Archivio di Stato digitalizzata viaggiasse verso la Grecia, e quella della Grecia viaggiasse verso Napoli, in modo tale da dare un percorso unitario, quindi come focus immediato, a quella che può essere un percorso storico, nonostante ogni istituzione detenga il suo patrimonio e non se ne liberi neanche per un breve periodo, quale può essere quello di una mostra. Tutto ciò, posso dirlo, da quando sono direttore dell'Archivio di Stato, comprendo un'esigenza molto forte, che è quella di percorrere gli archivi della contemporaneità. Lucia dava uno spazio cronologico, diciamo post Repubblica fino agli anni 90, perché ormai sono maturi i tempi per per ripercorrere storicamente certi momenti. E devo dire, con delusione degli studiosi, io devo dichiarare che noi non ne abbiamo. Sono alla ricerca, e lo dico quindi lanciando qua anche questo come
grido di aiuto, per esempio, dell'archivio del Ludi. Probabilmente è stato conservato da qualche compagno, sicuramente in qualche cantina, però finché questi archivi non ritornano, non vengono digitalizzati, non vengono messi a disposizione di più, chiaramente non possiamo dire di avere un patrimonio condiviso. E veramente più passano gli anni, più c'è pericolo che non se ne ritrovano più di tratti. Volevo soltanto, perché non vorrei dilungarmi, però ripercorrere soltanto una suggestione di Rocco che ci spiegava come spesso i libri raccontano sempre le stesse storie, storie che non sono verificate sui documenti archivistici, cioè sono storie che vengono raccontate perché riraccontate su storie già dette. Quindi io penso, e qui il professore D'Agostino Guido sicuramente può aiutarci, il problema è che la didattica della storia nelle scuole non è attraversata dagli insegnanti. Gli insegnanti spesso insegnano la storia per quella che è scritta sui manuali scolastici. Un percorso serio di didattica della storia, partendo da un piccolo archivio casalingo, quale può essere una foto dei genitori, dei nonni, una lettera d'amore del nonno alla nonna, può essere questo sicuramente uno dei momenti fondanti per fare in modo che i giovani possano capire l'importanza degli archivi. Si parte da questo, chiaramente a livelli diversi, per cui oggi devo dire che grazie al fatto che si è trasformato l'impegno anche universitario degli studenti, per cui ricordo le nostre tesi lunghissime, 2 anni di impegno, una ricerca, i professori di storia, il professore D'Agostino, ma voglio citare i nostri storici, perché appunto la scuola di storici napoletani è forte, ma non vorrei citare, non so, Lepre, Galasso, ma per dirne soltanto alcuni. Ci mandavano in archivio e stavamo lì tantissimo tempo, perché appunto attraversavamo i documenti per un percorso di ricerca che condividevamo in qualche modo. Oggi invece le tesi di laurea vedono un impegno minimale degli studenti, per cui se devo dire che io, girando all'interno delle stanze per gli studiosi all'archivio, io tutti questi giovani non li vedo. Quindi bisogna veramente fare un ripensamento su quella che è la didattica della storia e soprattutto la fruizione degli archivi. A questo punto, come diceva Lucia, non gli archivi cartacei, ma archivio e tutto, archivio fotografico, un archivio appunto fatto di questi piccoli filmatini Super 8 che possono essere diversati, perché soltanto in questo modo noi possiamo dire che non perdiamo il patrimonio delle nostre storie. Questo è un impegno dell'Archivio di Stato in questo momento, devo dire. Per cui noi stiamo per aprire la parte monumentale del Monastero di Santi Severino e Sosso ad una fruizione anche turistica, ma per quanto riguarda appunto la parte monumentale, quindi affreschi, chiostri, ma vorremmo ristabilire appunto qual è il primato dell'Archivio di Stato di Napoli, che si sta candidando a diventare la casa delle storie, cioè far capire, e questo è il nostro impegno, che all'interno dei documenti che noi conserviamo, anche quelli di natura esclusivamente amministrativa, ci sono le storie di noi tutti. Questo però è un impegno a farlo conoscere, perché bisogna appunto ritornare alla centralità della documentazione archivistica, non come feticcio, penso che su questo siamo d'accordo, ma appunto per ritrovare le nostre storie, ma soprattutto le storie che ci sono state raccontate in maniera alta, come diceva prima Rocco, rispetto a quella che probabilmente era la realtà, soltanto perché ripetiamo inutilmente storie già raccontate da altri credendole vere. Quindi mi fa piacere che siamo tutti qui, mi fa piacere pensare che potrebbe essere un impegno da parte di tutti di recuperare questi archivi della memoria, possiamo dire, napoletana, di più ampio respiro regionale, e la disponibilità dell'Archivio di Stato
posso dire totale, quindi qualsiasi iniziativa vedrai insieme a voi, sempre. Grazie. Grazie, grazie alla professoressa Carrino, grazie a Candida, che ha non solo raccolto la sollecitazione, ma ha fornito, a mio modo di vedere, una disponibilità importante, perché oggi qui noi abbiamo l'Archivio di Stato da un lato e l'Istituto Campano di Storia della Resistenza, oltre alla Fondazione Valenzi, la Noi, eccetera, e tutti gli altri, eccetera, eccetera, che secondo me potrebbero veramente assumere, così come sollecitava anche Rocco, un po' una funzione trainante per la messa a punto di un'idea, sostanzialmente. Io devo dire, la suggestione di Rocco, cioè vale a dire tutto quello che di nuovo si può mettere insieme, si può depositare, si può raccogliere, può trovare per esempio nella destinazione dell'istituto, sicuramente un approdo importante, ma così come anche verso altre, diciamo, realtà. E insieme a questo, io veramente sarebbe interessante, questo lo acquisirei come traccia di lavoro per il dopo, cioè dopo nostro confronto, cioè discutere in che modo quest'idea di una piattaforma che integri, che lasci ciascuno, mo la dico così, padrone a casa sua, perché sappiamo che ci sono anche, l'abbiamo vissute proprio con l'archivio della Federazione Napoletana, tant'è, quindi ciascuno rimane padrone a casa sua, però nessuno ha il diritto di interdire l'accesso ad una memoria che è comune. Chiaro? Ecco, questa è la cosa straordinaria che io devo dire ho trovato nella sensibilità, per esempio, dell'Archivio di Stato, ma ho trovato nel lavoro di Guido D'Agostino. Io vi ho fatto sempre, abbiamo avuto accesso ai materiali di un archivio ricchissimo che l'Istituto Campano di Storia della Resistenza ha raccolto. Non è stato mai frapposto alcun ostacolo alla consultazione, all'accesso, allo studio. Io penso questo debba essere lo spirito, come dicevo ora anche Candida. E allora l'idea di avere un portale che tenga insieme l'accesso a tutto questo e lo valorizzi e ne moltiplichi poi le possibilità di accesso e di studio, io penso possa essere veramente una pista di lavoro importante. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Vincenzo Vita, che io voglio ringraziare per essere con noi e per la collaborazione che abbiamo avviato, ma su questo, ciao Vincenzo, buonasera. Questo punto, dandogli la parola, dicevo sugli archivi, ad esempio, noi abbiamo fatto questo lavoro, devo dire, straordinario, insieme a Valentina Riccio, la figlia di Mario Riccio, storico, fotografo, giornalista dell'Unità, morto anzitempo purtroppo Mario. Ebbene, noi abbiamo digitalizzato in modo totalmente volontario 2000 negativi fotografici che raccolgono 40 anni di storia civile napoletana, li stiamo mettendo liberamente a disposizione su questo sito 100annipc.it, quindi tutti li possono vedere, li possono duplicare, se li possono prendere, ecco. Cioè, la bellezza delle memorie è che giri e che cammini e che si trasmetta, diciamo, non quello di, diciamo, quindi sarebbe veramente molto interessante che si riuscisse a condividere in un grande metaprogetto, quindi utilizzando la rete da questo punto di vista, queste varie forme, varie tipologie di archivi. Ora, poiché so che poi il professor D'Agostino è particolarmente e giustamente refrattario al rapporto con le diavolerie della tecnologia, io non frappongo ulteriore indugio al dargli la parola, gliela do subito, lo ringrazio ancora una volta. Allora, Guido, mi pare che abbiamo più di una materia di confronto e di discussione. A te la parola e poi Vincenzo Vita. Guido. Guido. Mi sentite? Sì, sì, ora sì, Guido, prego. Ti sentiamo e ti vediamo. A te la parola. Dicevo, quando... Sì, grazie. Quando Gianfranco mi ha parlato di questa possibilità di vederci in questo modo barbino, per me, ma è una mia idiosincrasia, non vale nulla, solo che è più forte di me. Tutto ciò che non è reale,
tutto ciò che viene intenzionalmente smaterializzato mi provoca conati di vomito, che io naturalmente evito di esibire in queste circostanze, oltretutto perché mi siete così cari, simpatici, e avete detto delle cose per me importantissime e bellissime. Riflettevo tuttavia che l'invito di Gianfranco era stato, non lo so se la sua diabolica attitudine con la quale avvicina le persone studiandole, le studiate e trattandole nel modo in cui alla fine riesce a conseguire qualche risultato. A me disse: sì, facciamo una cosa sulla memoria, va bene. L'avrà fatto perché è fatto così lui, diciamo, diceva, mo a questo se gli dico, senti, parliamo delle carte del PC, non lo so. Invece la memoria, perché bisogna che voi facciate un piccolissimo sforzo, se possibile, per cercare di capire, per uno storico di mestiere, perché in faccia fa niente, facesse l'idraulico pure, forse sarebbe meglio, ma per chi di mestiere fa lo storico, il rapporto con l'archivio, con le fonti, con i documenti, vi assicuro, è una cosa molto diversa. No, per carità, non è che Rocco, siccome ha fatto sindacalista, non deve entrare nel novero degli studiosi di storia. Meno ancora mi sognerei di dire a Candida Carrino, che è del mestiere, però vi assicuro che essere storico di professione, di vocazione, di missione, come volete voi, poi a me mi piace, sono una di quelle persone che nella vita sono riuscite a fare quello che le piaceva fare, non quello che sarebbe riuscito di far bene, eccetera, no, semplicemente che hanno piaciuto. Devo dire che non è stato proprio sempre così, perché io volevo diventare poeta, o proprio se non ci riuscivo a fare poeta, avrei voluto diventare scrittore. Ma quando andai a chiedere la tesi, ha fatto bene Candida a ricordare che cos'erano le tesi, io devo dirlo, da studente e da professore, a Giacisa salute a tutti gli studenti che mi sono capitati a tiro, perché meno di 2 o 3 anni io non la concepivo proprio una tesi. E quando mi misi su questa strada, cioè andai a chiedere una tesi in italiano, perché dico, vabbè, c'è già il poeta o lo scrittore, trovai una fila come quelle che si vedono quando in queste giornate poi ti dicono che si è fatto l'assembramento, no? Quelle dei navigli a Milano, a Via Caracciolo, trovai una fila in 1 chilometro e la cosa non mi scoraggiò, perché pensai che il professore, che tra l'altro era Salvatore Battaglia allora, avrebbe avuto poca possibilità. È vero che c'era con lui Mazzacurati, Vittorio Russo, Francesco Bruni, cioè tutta gente poi, ma dicevo no, ma non se ne importerà niente di me. Cosa che era per me intollerabile, non perché la gente si deve occupare di me, spero che proprio non succeda mai questo, ma dico vabbè, cambiai e andai a fare la tesi di laurea in storia a Pontieri. Ci stavo solo io. Quel giorno, non so se poi era sempre così, ma quel giorno ero io solo. E mi parve un segnale, Tino, che vi devo dire, la sorte, dico vabbè, questo allora il mestiere non sarà quello di poeta o letterato, ma sarà quello di storico. Per lo dico, il rapporto con l'archivio, con le carte, con le fonti,
Ciao, intanto ve lo dico, prometto Gianfranco che sarò breve, non ti mettere paura. Rispetto per esempio alle cose che hai detto, lo storico è diffidente, non crede affatto che le fonti o i documenti non solo gli risolvano i problemi, non glieli risolve, ma si accosta a fonti e documenti, non ricordando sempre il telegramma di Ems con il quale fregarono Vittorio Emanuele e Napoleone, sapete, no? Il falso telegramma col quale cambiò la storia dell'Ottocento europeo, eccetera. Poi oggi fake news o cose di questo genere. Quello che viene fuori dalle fonti, dai documenti, va trattato con enorme cautela, come dire, forse addirittura si potrebbe partire dall'idea che non è vero quello che sta scritto là. Allo storico insegnano subito due cose. Primo, diffidare degli archivisti, non di Candida, ma la prima raccomandazione che mi fece Pontieri fu di dire: non dire mai quello che stai studiando. Io allora studiavo, continuo a farlo, cose spagnole, aragonesi. Tu dici che stai studiando gli Angioini, gli Svevi, i Normanni, ma non dire quello che stai facendo, perché l'archivista si ruba il tuo sapere. E poi di diffidare, non degli archivisti, questa era la prima cosa, la seconda era di diffidare e di controllare che cosa ci arrivava attraverso queste carte. Questo lo dico non perché non trovo sacrosanto tutto quello che è stato detto. Parentesi brevissima, vi giuro. Alinovi venne a dirmi se volevo accogliere l'archivio del PC nell'istituto. Io ricordo che lui mi ha chiesto questo e mi ricordo di avere risposto che ero onorato e che era un privilegio per me. Da quel momento in poi lui ha detto in giro che io abbia risposto che non c'era spazio a sufficienza. Questo è la storia delle carte del PC, c'è veramente di tutto. E dopodiché cominciai tutto un pellegrinaggio, andò a Pomigliano, non lo so dove li voleva mettere, sottoterra, sticcarto, portarsele lui, non lo so. Poi so invece tutto il resto che è successo, che è stato raccontato. Allora, quando Gianfranco mi disse parliamo di memoria, io che di mestiere faccio lo storico, come ho detto, non curiosamente, ma a ben vedere forse nemmeno paradossalmente, tratto la memoria da filosofo. Questo per dirvi la diffidenza, eccetera. Allora, a cosa serve tutto questo? Io c'ho una specie di ossessione per la memoria. Io ci penso davvero giorno e notte, ma soprattutto penso a che cos'è la memoria. Penso che questo sia una specie di deformazione professionale, sì, probabile, ma vi assicuro che io non sono fanatico, non sono nemmeno tanto bravo come topo d'archivio, come grande ricercatore di carte, per le ragioni che vi ho detto, ma interrogarmi su che cos'è la memoria e a che serve e come la si deve trattare è veramente qualcosa di ossessivo in me. Dopodiché, ragionandoci, studiando, leggendo, per esempio, ai miei studenti ho sempre detto, siccome noi insegnanti siamo proprio fastidiosi, siamo fatti per rovinare la vita ai nostri allievi, ho detto, guardate, se io vi dico dovete ricordare
fermatemi subito e ricordatemi che non vi devo mai dire dovete ricordare, perché non è un dovere, è un diritto. Cominciavo cioè a capovolgere quelle che erano nozioni comuni. La memoria è un diritto. Ed è chiaro che per un insegnante viene spontaneo dire ai ragazzi dovete avere, ricordatevi, poi ci stanno proprio gli insegnanti che non valgono un fico secco, che concepiscono il sapere, lo confondono con il ricordare, poi soprattutto in storia questo è pericolosissimo. Allora, la memoria è un diritto, e se è un diritto, tutte le cose che avete detto, le cose che le cose che ci ha raccontato Rocco, le cose, la speranza che Gianfranco ha più riprese esposto, che cioè sia davvero un bene comune, è il diritto di avere diritti. Allora se esiste il diritto di avere diritti, dobbiamo avere anche il diritto alla memoria. Per fruire del diritto alla memoria, naturalmente pregheremo sempre gli archivi di essere quello che adesso ci è stato anche raccontato. Ciascuno di noi si fa agente di ricordo, di trasmissione, però purtroppo per voi, per la ragione che ho detto prima, prima di tutto la differenza tra memoria e ricordo. Secondo, memoria privata e memoria pubblica. Cioè, voglio dire, è quello a cui io soprattutto tengo e penso. Per cui, quando Gianfranco mi invitò, pensai, ero molto incuriosito da ciò che avrei potuto sentire, però naturalmente speravo che ragionassimo. Che si potesse, è chiaro, le posso anche ricavare nella testa mia dalle cose che ho sentito, è evidente che posso, alla fine ci arrivo a capire per ciascuno cos'è la memoria, ma per esempio memoria, ricordo personale, memoria privata, memoria pubblica, insomma la differenza tra storia e memoria, per esempio, perché naturalmente c'è è un terreno scivoloso. Vedo che le persone si confondono, ma sono qualcuno ha scritto che la memoria può essere una scheggia individuale, mentre la storia è un disegno a qualche cosa di, diciamo, di più generale, di collettivo. Insomma, poi è arrivato Massimo Recalcati, che certamente è un nome no, è arrivato, non mi sono giunto a fare visita perché avevo bisogno dello psicanalista per la sindrome della memoria, ma Recalcati, che è un uomo intelligente, ha ragionato e ha tirato fuori alcune definizioni di memoria e ha detto: esiste la memoria archivio, senza offese, Candida, la memoria archivio, lui dice, è quella inerte, che non serve a niente, che uno la prende e la conserva come si mettono le cose vecchie in uno stanzino, è la memoria inerte, non produttiva, sta là, come sta là in un pullover che tenevamo 50 anni fa addosso e non l'abbiamo buttato. Poi c'è la memoria fantasma. La memoria fantasma è quella che non ti fa dormire la notte, che ti inquieta, che è un incubo. Riflettete che i sogni, gli incubi, le cose orrende hanno una base di memoria, hanno una base anche stravolta di ricordo personale. E lui dice questo, Dio ce ne scampi, perché quando poi ci acchiappa si soffre assai. Poi c'è la terza memoria, quella che lui dice fattore produttivo di futuro.
questo non l'avevo ancora immaginato da solo e non l'ho nemmeno sentito, tranne che è implicito ovviamente nelle cose. Quando uno dice con le tecnologie di oggi possiamo conservare, recuperare un sacco di roba, facciamo la piattaforma, facciamo la casa della storia e delle storie, ma la memoria, oltre a non essere un dovere ma un diritto, bisogna anche saper dire che ha a che fare poco con il passato, un po' di più col presente e molto di più con il futuro. Cioè a queste condizioni che possiamo ragionare per quanto mi concerne. Se io conservo, custodizzo e metto in comune memoria dell'antifascismo, non è né fantasma né memoria archivio, ma è produttiva di futuro. Che me ne frega a me, altrimenti, se questo non riesce a trasformarsi in una certamente rinnovata, certamente diversa, certamente riformulata concettualizzazione, teoria e pratica di antifascismo? Questo, insomma, questo è il punto. Figuratevi, io studio cose del 400, del 500, del 600, non sono un nato contemporaneista. Ed è naturalmente, prima ho detto a Candida, non fai venire una volta in archivio, tanto per sfizio vorrei vedere qualche cosa, perché so che prenotarsi e poi ci vuole tempo, eccetera. Ma tutto questo, io non riesco a viverlo, a farlo, a praticarlo, se non tenendo bene in mente queste cose che sto cercando di dirvi e su cui avrei tanto avuto sicuramente da apprendere, da impararlo, e lo stesso è successo, attenzione, tutto quello che ho sentito è bello, importante e prezioso. Mi auguro che insieme possiamo fare cose meravigliose. Mi pare che Rocco tu dicessi, a proposito di Napoli, no, al solito, è sempre Napoli, poi è l'altra ossessione che ho, una è la memoria, l'altra è Napoli. Io, il paradiso abitato dai diavoli, che poi Croce riprende, eccetera, l'ho ritradotto, è un inferno abitato da poveri cristi, è l'altra Napoli, se vuoi, ma a me non parla un paradiso abitato dai diavoli. A me veramente certi volte ho l'impressione di essere in un inferno popolato da poveri cristi, e forse anche in questo c'è stato il fatto di dire la memoria non è un dovere ma è un diritto, la memoria non riguarda il passato ma riguarda molto di più il futuro, ma questo non la svalorizza, invece ci deve responsabilizzare ancora di più, perché se è vero questo, allora riguarda il passato, il presente dello studioso che va e il futuro che deve essere costruito. Insomma, noi siamo ciò che ricordiamo. Allora, sarà agghiacciante, avrà ragione Recalcata, è in incubo, ma noi siamo ciò che ricordiamo, o se no non siamo. Se non ricordassimo, non saremmo. Di qui voglio dire la fissazione filosofica, psichica, psicanalitica è un po' folle che mi prende quando tratto di questo tema della memoria. Dopodiché, quando Gianfranco Nappi, che è uscito di senno per questo centenario del quale ci sta ogni giorno, tre volte al giorno, con me in medicina, a ora di colazione, a pranzo, a cena, a me parlare del centenario del Partito Comunista, usav solis sul Partito Comunista di cui parla, e poi il centenario. Oggi, 17 marzo, è il 160° compleanno dell'Italia,
però nessuno non lo parla, nessuno lo vuole dire. Allora, il centenario del Partito Comunista, ma per farlo rivivere, Gianfranco, per far rivivere una cosa che faccia tesoro della lezione dei 100 anni, o perché ama scrivere un libro sul centenario del PC. Io credo che l'esperienza del Partito Comunista sia stata una cosa che ci dovrebbe... No, vabbè, poi ognuno sa i fatti su continuare a guidare. Lui sa pure che la terza ossessione della mia vita, una è a memoria, la seconda, l'ho detto un attimo fa, la terza è Bordiga, ed è il comunismo napoletano. Il comunismo napoletano, ma com'è che i napoletani acchiappano sempre dei dirizzoni in politica e sono estremisti, quando viene dipinta sempre come gente che si lascia andare? È vero che è un po' che sciattarella, che insomma non si impegna a niente, ma che arriva il comunismo, sono tutti bordighisti o bordighiani e si appiccicano con quelli che non lo sono a Napoli. Allora, se Gianfranco lo consentirà e che non mi accuserà di eresia, io tenterei di cercare anche di spiegare, di provare a spiegare come mai si innamora di Bordiga Napoli e del comunismo, quello rivoluzionario, quello che non voleva far bene a nessuno e che non voleva perdonare soprattutto nessuno. I napoletani, dei quali si dice tutto quello, il paradiso abitato dai poveri diavoli, a me, ti ripeto, mi pareva più vera quell'altra. Va bene, in ogni caso, basta, ho già fatto una capatanda lo stesso, benché avessi promesso a me e a Gianfranco di essere rapido. Mi sono segnato, perché ho un'attitudine notarile, perché mi fido della penna e della carta e delle mie dita, per cui ho già scritto tutte le cose che avete detto, peggio per voi, perché tutto segnato, voi dite vabbè, ma ancora quando uno poi vede Facebook o cosa sarà, ma un notaio è notaio, non è un registratore, un notaio è notaio, è interprete e garante, che sarebbe lo storico, interprete e garante. Bene. Va bene, basta. Grazie Guido, grazie davvero per questa, diciamo, no, questa bella lezione che hai voluto offrirci. E peraltro lo voglio dire, questo che ci stiamo dicendo è su Facebook, è registrato, lo metteremo su YouTube, quindi avrà un accesso molto largo, ed è molto bello e molto importante che possa averlo, per le cose che tutti avete detto, per ciò che tu ora ci hai voluto, diciamo, regalare come in termini di riflessione. Voglio dire solo una cosa, diciamo, io penso che la storia del PC sia una storia che è chiaramente finita 30 anni fa, quella storia non torna. E allora il senso però che di questo lavoro che noi stiamo facendo, come tu dici, un po' ossessivo, ecco, io su questo non ci sto dormendo la notte, quasi, si può dire, diciamo, poi ognuno si sceglie il pezzetto di trincea su cui collocarsi, no? Io in questa fase mi sono collocato su questa trincea, ecco, lo stiamo facendo, devo dire, da un lato per un sentimento di gratitudine verso quelle generazioni, per rigettare l'idea che quella storia è stata una storia spuria, un incidente della storia, che è stata una cosa estranea alla tradizione italiana, estranea alla democrazia, che è stata una cosa doppia, ma per ribadire per l'oggi e per il futuro, esattamente come dici te, questo è molto importante, che invece quella storia è parte costitutiva, non unica certo, ma parte costitutiva, è carne e sangue della democrazia e della libertà del nostro paese. E anche immaginando, ieri e oggi, e do subito la parola a Vincenzo, ieri e oggi abbiamo pubblicato queste foto, secondo me bellissime, delle manifestazioni che ci furono a Napoli nel giorno, appena poche ore dopo, il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse.
E ieri è stata un'altra giornata, diciamo, di anniversario, come Guido ricordava, questo qui dell'Unità, ieri c'era quell'altro, e ieri e oggi ha pubblicato questa quindicina di foto molto belle. E chi c'è in prima fila contro il terrorismo e per la democrazia e la libertà? C'è quella classe operaia organizzata in quel sindacato, in quel partito, eccetera, eccetera. Quindi riproporre questi volti per noi ha un messaggio esattamente anche per il futuro. Cioè, noi vorremmo provare a dire ai ragazzi di oggi, a chi fa un lavoro precario, a chi non vede per sé un futuro, a chi vede difficile la possibilità di affermare i propri diritti, guardate che c'è stato un tempo nel quale ragazzi e giovani come voi anch'essi disperavano di poterli vedere affermati questi diritti, e però hanno lottato, hanno combattuto e li hanno guadagnati. E come hanno lottato e hanno combattuto e li hanno guadagnati loro, possiamo farlo noi e potete farlo soprattutto voi. Ecco, questo è il messaggio che noi vorremmo. Poi, certo, detto tra me e te, ci vorrebbe un partito, ma questo partito purtroppo non c'è, non fai tu, non facci, e quindi si fa quel che si può, diciamo. E veramente voglio così dare anche la parola a Vincenzo. Ovviamente, Vincenzo, l'ho detto all'inizio, noi la serata di oggi è anche molto per benedire questa collaborazione, della quale io e tutti noi siamo grati a te e a tutto l'archivio, questo bellissimo video materiale, anzi, poi non so se il montaggio è risultato bene. Abbiamo programmato una decina di queste puntate montando e rimontando questo prezioso materiale che l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico mette a disposizione, e siamo grati a Vincenzo. Quindi avremo altri momenti, altre occasioni. Però forse, non so, visto che c'è Vincenzo che continua anche a interessarsi un po' di politica, anche se un po' da lontano, anche lui, non so se ha voglia anche lui di interloquire su questi temi un po' più stringenti che in qualche modo abbiamo posto. Vincenzo, allora a te la parola e grazie, grazie davvero. No, grazie a voi. Insieme e per stare qui. Mi sentite? Benissimo, sì. grazie di cuore, perché mi unisco alla magnifica ossessione di cui Guido D'Agostino parlava, evocando quella di Nappi, ma anch'io ce l'ho un po', perché non voglio mettermi a fare il recalcati in millesima, no, poi non mi è nemmeno così simpatico, ma no, perché lo trovo un personaggio troppo mediatico ormai. Però è vero che sentiamo tutti l'assenza, c'è il sentimento di un'assenza. Cioè, la politica italiana, in cui tante tanti di noi hanno creduto, magari con accenti, visioni anche diverse, però è stata una cosa molto grande, talmente grande che oggi il vederla così fa male, almeno io ne risento, anche emotivamente. Però continuo, come se fosse una droga, tra virgolette, lecita, insomma, ci mancherebbe, a occuparmene un po'. Pensate che oltre all'archivio faccio anche parte dell'associazione per il Regolamento della Sinistra, che fu fondata dal dottor Torella, che ha avuto anche momenti di riferimento a Napoli importanti, e chissà che con Gianfranco non riusciamo a risollevarla anche lì. E questi argomenti mi fanno venire in mente anche alcune immagini, delle tante molto belle, di questo materiale filmico. Sono film questi, perché il termine documentario, docufilm, peggio ancora, sembra ridurre. Sono film a tutti gli effetti. Il concetto di film, Chamonix, Balash, tanti anni fa, non è un concetto standardizzato. Poi è stata Hollywood a pensarlo come un prodotto che dovesse stare dentro una certa logica di visione, ma adesso vado ad un altro convegno che faremo magari una volta a Napoli. Ma tornando al punto, questi materiali ci restituiscono questo desiderio di un qualche cosa che veda un'entrata, un rientro in scena di un popolo, e non di un populismo come è stato, per di più guidato dalle élite. Ormai abbiamo capito la ricetta italiana, non solo italiana, cioè abbiamo avuto una ventata di populismo, ma in realtà molto diretta, diciamo, da logiche vuoi elitarie, vuoi ora anche tecnocratiche. Noi abbiamo bisogno invece di ritornare a vedere protagonista la parte reale della società, quel popolo reale che, grazie al PC, questo è un grande merito del PC, ne ha avuti di demeriti, intendiamoci, guai a fare retoriche puramente, come dire, astratte.
lo storico si incavolerebbe, no? Perché la storia ci deve restituire anche la verità, se possibile. Ma detto questo, merito sicuramente è stato quello di ricostruire un tessuto sociale, proprio Napoli, la svolta di Salerno, Togliatti a Napoli, ci danno questa dimensione, come quella memorabile vicenda che fu la festa dell'unità nazionale a Napoli, che vedeva Gianfranco e il sottoscritto ancora ragazzini, ma insomma, beh, Gianfranco più di me, io avevo qualche anno già di più, che fu una grande mobilitazione, straordinaria. Le elezioni a sindaco di Valenzi fu un momento anche liberatorio, cioè finalmente la sinistra, in una accezione moderna, entrava in un ruolo di governo in una città che era stata quella di Lauro, non l'Achille Lauro che adesso fa le gag a Sanremo, insomma Lauro di altra. Qualcuno poi dovrà chiedere a questo simpatico giovane perché ha scelto Achille Lauro, che nella semantica italiana, diciamo, non è che proprio sia un rinvio di quelli straordinari, ma detto questo ora mi sopravvivo, pensate, insomma, psicanaliticamente con queste piccole riflessioni, scribacchi ogni tanto su queste cose minori, che però danno anche l'idea di un certo mondo attuale. Quindi grande merito della, e torno al punto serio per cui sono qui con voi, grande merito di questo materiale che Gianfranco, Infiniti Mondi, con l'archivio di visione del Popolare Democratico hanno voluto mettere in atto, diciamo così, costruire, montare. Il montaggio è la bellezza del film, no? La costruzione del film. È proprio di restituirci una dimensione di massa, di una politica bella, che è stata anche bella e che può tornare a esserlo. Ora, l'ultimo intervento, purtroppo avevo c'è l'Associazione degli Studi Culturali, l'AIC, presieduto da Valdo Spini, che teneva il suo direttivo, è finito poco fa, e siccome tutto il tema del recovery plan, cosa fa il recovery plan per la cultura, cioè, ora ho perso molti interventi, però mi riferivo adesso a questa riflessione importante. Ho sentito anche una parte dell'intervento della dottoressa Carrino e so quanto gli archivi siano importanti, perché l'ho imparato facendo il presidente dell'archivio audiovisivo, cioè quanto siano una dimensione fondamentale che secondo me il Ministero dei Beni Culturali e lo stesso ministro attuale sottovaluta, mi prendo io la responsabilità di quello che sto dicendo, nel senso che c'è l'idea, no, di mettere i direttori molto mediatici ai musei, c'è l'idea di rifare la piattaforma oggetto misterioso, no, questa piattaforma Netflix all'italiana, questo, secondo me è destinata a niente, insomma ci sarà un'altra autocritica, tra un po' vedrete. Ma invece l'archiviazione, l'archivio è la dimensione fondamentale della costruzione culturale. Poi è vero quello che diceva da storico D'Agostino, mai fidarsi degli archivi del tutto, ma forse gli archivisti, dire le archiviste, sono molte donne per fortuna, e gli archivisti direbbero mai fidarsi del tutto degli storici, perché qualche volta, grazie alla loro autorevolezza accademica, ci raccontano delle balle, come dire, legittimate dall'essere consensuali. Non è il caso ovviamente, Guido, sto scherzando, ci mancherebbe solo, però per esempio una delle cose che ha fatto l'archivio, una delle quelle più importanti secondo me negli ultimi anni, è un'iniziativa, l'archivio fa ogni anno una rassegna di film con convegno e poi ne fa un libro degli annali, sull'Italia coloniale, ecco, per esempio su quella parte della storia italiana una certa cultura storica, non parlo ovviamente, ci manca solo di te, di tante altre figure straordinarie, però un certo mainstream storico ha sempre tenuto sottotono quella parte orripilante della storia italiana, che invece richiede una riflessione vera, perché se vogliamo, e poi vengo a concludere, non è che voglia fare un accoccione qui con voi, se vogliamo ricostruire anche delle parole che abbiano un senso, dobbiamo anche rivedere la storia, rimergerci nella storia per tabulas, ma anche attraverso l'audiovisivo, il video, perché le immagini ci danno una dimensione della storia
che nessuno scritto ci riesce a dare. E basta vedere qualche sequenza, quelle che già sono state montate, e tu entri dentro un qualche cosa di straordinario. Per esempio, vi faccio un esempio, vi do un'anteprima, tra virgolette, insomma, mondiale. Stiamo per, domani dovrebbe avvenire il fattaccio, stiamo per divulgare un film di 32 minuti sui 100 anni, così per fare il verso a Gianfranco Nappi, anche all'archivio, un film fatto da una regista dell'archivio, Monica Maurer, con Milena Fiore, che è assistita, è un gruppo di noi che ha dato una mano, un condensato, c'è una voce narrante, tra virgolette, e poi c'è, come dire, il nostro Ulisse, che è Aldo Tortorella, che ci illustra i vari passaggi. E lì, per esempio, si capisce come il 21, il congresso di Livorno, no? Detto perché è un'immagine mitologica, no? Quella di Livorno, era popolato, gli scissionisti famosi, tra virgolette, poi erano Gramsci, Bordiga, appunto, hai citato, e tra l'altro lo dico una cosa su Bordiga per finire con una battuta, con anche un po' di amarezza, ma gli scissionisti erano signore e signori in giacca e cravatta, molto rigorosi, molto seri, era un dibattito che poteva fare il verso Gianfranco a un congresso del PC di quelli lunghi, lunghissimi, con dimensioni anche orarie, insomma, era una cosa molto seria. Cioè, invece l'immagine di un gruppo di scapestrati, no? Che rompe, fa una cosa che poi non si capisce, e non c'era forse allora la dimensione in nessuno, in tutta la politica, pensiamo a Benedetto Croce, di quello che stava per succedere, il fascismo, no? c'era incombeva però la rivoluzione russa, sovietica, che era la dimensione concreta, no? Per cui allora tu dovevi chiederti, io ho partecipato a qualche dibattito, ma hanno fatto bene a scindersi, no? Come se fosse liberi e uguali con il PD. E un'altra cosa, lì lo schieramento era: stai con la rivoluzione o non stai con la rivoluzione? Dico bene, professore? Cioè, quello era il punto. E poi, naturalmente, avrei preferito anch'io, penso come tante, tutti, che l'egemonia effettiva di quel passaggio l'avesse Gramsci, e magari con un occhio, la storia non si fa mai dopo, con un occhio al dopo, forse lui sarebbe riuscito anche a dialogare meglio con Turati di quanto poteva invece succedere allora con Bordiga, che era un po' il capo in testa. Oh, Bordiga, dico una cosa su Bordiga, perché Sergio Zavoli, che io modo di frequentare tanto, persona gradevolissima, quando fece La notte della Repubblica, che poi andò in onda nel 72, fu un grande evento della RAI, una delle cose più importanti che la RAI fece sulla storia, mi raccontava che lui aveva una difficoltà a intervistare Bordiga, che era malato, viveva a casa sua a Napoli, ormai in condizioni di salute non buone, e non dava interviste a nessuno, ma proprio non ci pensava neanche lontanamente. Lui invece, per concludere brillantemente, insomma, il racconto, voleva a tutti i costi almeno una piccola testimonianza di Bordiga. Allora lui ebbe un'intuizione da giornalista, com'era, insomma, brillantissimo e intuitivo. Gli avevano detto che Bordiga aveva una passione, a parte le altre la sua vita, cioè il ciclismo. Allora Zavoli lo ammaliò dicendogli: ma lei non si ricorda di Processo alla tappa? Oh, come no, disse Bordiga, lei è Zavoli, quello di Processo alla tappa, venga pure. E gli fece l'intervista, grazie a questo espediente, diciamo così, retorico. Quindi un Bordiga che non era solamente il fervido capo rivoluzionario più a sinistra della sinistra, era anche un signore che guardava Processo alla tappa, no? Per dire che poi la storia si incarna anche nelle micro storie. Però, insomma, per finire con serietà, se riesco, il racconto audiovisivo, filmico, è parte integrante della storia. Anzi, l'archivio, più di una volta, insieme ad altri archivi, forse la dottoressa ha seguito anche questa iniziativa che noi prendemmo con questo ministro e forse anche, sì, precedente sicuramente, e cioè l'idea di forzare un po' la mano anche sul MIUR, il Ministero dell'Istruzione, perché
come materia si è introdotta proprio la storia filmica e audiovisiva, cioè insegnare alle ragazze e ai ragazzi a leggere la storia anche attraverso la documentazione audiovisiva. Guardate, non è solamente un problema di formazione culturale generale generica, per cui è meglio anche saper leggere un film o un film documentario, ma perché, se ci pensate un attimo, quando noi ci occupiamo con Gianfranco, ci abbiamo provato per alcuni anni, più o meno vanamente, a dire la rete può essere una cosa buona, peccato che adesso sia in mano a gruppi di oligarchi e a gruppi di facinorosi, nel senso che fanno le fake news, no? Come attività prevalente. Beh, quello che manca, si vede, è una formazione nella e alla cultura visiva, cioè quella cultura visiva che fa sembrare la propria attività come legibus soluta, no? Perché se io scrivo una lettera alla dottoressa o al professore o le altre persone che vedo e che saluto, ci penso su due volte, no? Guardo, misuro le parole, le correggo, metto i punti e le virgole. Se faccio un post in un social, posso sbizzarrirmi chissà perché, e magari ci metto anche una foto un po' stupida per rendere ancora più grottesca e anche violenta in molti casi, purtroppo, come sappiamo, la mia iniziativa. Cioè l'assenza di un'educazione alla, quella che chiamiamo la cross-medialità, cioè nella stagione in cui l'universo mediatico diventa ormai digitale, è diventato digitale, quindi post-mediatico, e quindi ci impone anche un corpo a corpo quotidiano con quell'istantaneità che è il contrario del racconto della storia, ma è una sorta di dittatura che porta inesorabilmente all'omologazione. Ma insomma, io non devo convincere nessuno qui, però per dirvi che è fondamentale il racconto storico attraverso l'audiovisivo. La memoria, che non è storia, però va tenuta come un essere vivente, diceva Zavattini, che fondò l'archivio tanti anni fa. Cioè la memoria, l'archivio, la biblioteca non sono degli arnesi del passato, sono invece momenti di attualità, e il saper leggere la storia ci permette forse di capire anche un po' quello che succede oggi e forse di evitare che possa succedere il peggio domani. Quindi grazie per questo invito. Voglio ribadire anch'io con Gianfranco che la collaborazione che abbiamo instaurato vuole essere permanente, permanente come la rivoluzione di Trotsky, no? Dico per battuta, vuole essere permanente e rigorosa, e anche immaginare un modulo, ecco, come dire, un format, si direbbe in televisione, cioè questo tipo di iniziative che possono essere fatte con un dialogo, oggi online, domani speriamo di nuovo in una sala, e anche attraverso però rassegne di immagini che ci raccontano più di tante parole le cose. Grazie. Grazie, grazie a Vincenzo, grazie davvero. Bene, io devo dire, peraltro, ora anche le cose che da ultimo diceva Vincenzo delineano un po' un terreno di lavoro possibile sul quale noi possiamo andare avanti. E noi immaginiamo, devo dire, che o nella tarda estate o subito dopo l'estate a settembre, augurandoci e confidando nel fatto che il clima in generale del paese e della pandemia possa essere messo sotto controllo dal punto di vista, con un abbattimento delle sofferenze a cui tanti sono esposti e delle difficoltà a cui tutti siamo invece, nelle quali ci dibattiamo, di avere, immaginare un momento o più momenti nei quali insieme ci si possa ritrovare per, su diversi aspetti che abbiamo, sono emersi da questa discussione, provare ad avere momenti di incontro e di ulteriore confronto. Quindi io veramente vi ringrazio, ringrazio Giovanni Erra che ci ha guidati dal punto di vista tecnico, diciamo così, sempre disponibile, non a caso è cresciuto nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, non vorrei dire, poi il ragazzo ha preso altre strade, però da lì viene, quindi c'è poco da fare. Poi vorrei ringraziare Rocco Civitelli, con cui stiamo, col quale stiamo facendo questo lavoro importante, ci sta dando una mano grande, Lucia Valenzi, che nel frattempo spero sia riuscita a uscire dal Maschi a Gioino, se no sicuramente Candida Carrino,
e ci ritroveremo a Coccandida un po' in questo lavoro. Il professor su Guido D'Agostino non mi permetto di dire niente, perché con Guido qualsiasi cosa lì che sbaglia, e allora gli dico solo grazie, battute a parte, e veramente dovremo vedere come col concorso di tutti si possa costruire un altro pezzo di lavoro.